Buonasera, buonasera a tutti, finalmente ci siamo ritrovati. Mi spiace che purtroppo, come si chiama, Sid ha avuto problemi con la linea e non riuscivamo a fare un giro. Non so come mai, purtroppo sono gli inconvenienti della diretta. Mi spiace. Comunque, con me purtroppo non c'è più Lucano e con me c'ho un altro mio compagno di squadra, il Cormorano, detto Federico. Buonasera Vai. a tutti, buonasera a tutti ragazzi, siamo pronti per ospitare questa super live della lobby Proama, sempre per quanto riguarda il nostro campionato del CSI Bologna dell'Union. Lupacchiotto, siamo belli che pronti, qua Esatto, abbiamo ben esatto. 8 iscritti, il nono sta arrivando. E già che tu ieri hai fatto un secondo posto, mica da ridere, cosa c'è di questa pista che non va con questa macchina praticamente? Allora, io da quello che ho notato guidando, ho visto che il problema principale di questa macchina sono le scalate e le frenate, specialmente nel tratto che ritroviamo nella parte alta della pista, dove ci sono quelle tre curve maledette, dove abbiamo visto la maggior parte degli incidenti in tutte le lobby, posso dire che è la Sì, parte più sì. problematica. Purtroppo l'incompatibilità della pista con la macchina è quella parte di circuito. Diciamo che, come avevo detto prima con Lucano, la pista e la macchina, queste due qua non vanno d'accordo. Esatto, purtroppo adattare un'autostradale, seppur con gomme da corsa, in un tracciato del genere che è pieno di frenate brusche, cambi di direzione quasi improvvisi, anche a velocità basse può creare dei grossi problemi. Sì, Qua l'importante. specialmente là in Dimmi, dimmi. fondo, quando sono praticamente nelle curve S lì, se provi a sbagliare diventi una pallina da ping pong, destra e sinistra, non finisci più di sbattere. Si rimbalza un po' dappertutto là sopra. Poi c'è da dire anche che in staccata questa macchina non è che abbia dei super freni, quindi si tende ad andare lungo, anche specialmente dopo il rettilineo lungo, nella Cornrod Straight, come è chiamata qui sul Mount Panorama Circuit, dove si tende a tirare dritto verso gli spalti se non si sta attenti, a fare una strage di persone e di Sì. sfratti. Meno male che ci sono i muri alti, meno male che ci sono i Per muri alti. fortuna. C'è anche Purtroppo, da dire che il buio non aiuta poi. no, per niente. Purtroppo il buio qua non. Buonasera anche a te, Team Lion. Purtroppo qua il buio non aiuta, specialmente perché la pista sembra umida. E parecchio scivolosa, specialmente subito al mattino finché non viene fuori il sole. Intanto vediamo che sembra che siano partite le qualifiche. Ma Sbaglio non ho enorme, letto, Lupacchiotto. Non ho letto la start, vedo un esatto. pilota entrare in pista, però. Ma magari lo si può fare perché comunque mancano ancora 2 minuti. Sì, Ma adesso poi. sto guardando un po' i piloti, la maggior parte sono ancora tutti in box. Esatto. Vedo anche te ai box, non so Sbagliato, perché. sbagliato, ho sbagliato a schiacciare, Vuole fare scusate. un'altra gara il nostro lupo. Sì, ne faccio due, una adesso e una domani, guarda. In proama così mi danno le batoste secche, mi sverniciano, mi attaccano attaccato al Va, 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 va. muro. E poi domani toccherà a me. Io là sopra, se ti ricordi, a Dragon Trail c'era il muro del pianto, io invece qua ho chiamato i muretti delle bestemmie, perché qua Sì, ne hanno tirate, qua diciamo ne che tiri sono giù. tre curve. Sono tre curve e bastano per nominare un calendario intero, quindi. Quello è poco ma sicuro, un calendario intero e in più ne trovi altre nuove, fidati. Ah, senza dubbio. Qua la fantasia da sfogo a qualsiasi Sì, cosa ci guarda. possa venire in mente. Penso che sia stato un po' così per tutti, devo essere sincero, una cosa che ha colpito un po' tutti in questa Unione. Siamo 450 piloti, ma. Ciao Wind83, in bocca al lupo, però tutte le volte costo lui in bocca al lupo. Cioè, ma sta ballina la volete mettere in mezzo ogni volta ogni tanto? Cioè, è Cioè, ogni diventata volta ci andate a vergine. cercare il nostro lupo, Esatto, poveraccio. cioè, ormai sta ballina è diventata vergine. Cioè, ragazzi,
Usiamo un po' sta balena che la sverginiamo un Cioè, con il lupo non va bene, ecco la partecipazione TRGC Frankie, il nostro host. della stanza. No, mi stavo iscrivendo anch'io di nuovo. Siamo pronti per le qualifiche. Vediamo che appena metterà la scritta start qualifiche potrete partire tutti. Ecco che stiamo diventando una discoteca. Qui stanno flashando tutti che sono impazienti di scaldare le Si gomme. spara Start flashano come qualifiche, dicevano. perfetto. Tutti a Vai, si manetta, parte. tutti. Vediamo con la strategia. Ragazzi, Io qua vedo abbiamo su. partire tutti con le Dimmi, dimmi. medie e solo un pilota con le dure, Lupacchiotto. Ah, Cosa dici? novità. Qualcuno entrerà in box a montare le morbide? Ma Cosa preferivi tu per questa? non posso prevedere perché alla fine con 5 minuti hai tempo di fare il giro di riscaldamento e poi hai un giro giusto per tirare come un forsennato. È vero, sì, anche io ieri ho provato con questa strategia, si arriva al limite di poter fare due giri, non devi sbagliare proprio nulla per riuscire a fare due giri nella Ma gomma. come si è visto prima, comunque quando hai anche due giri, però se trovi traffico e non riesci a fare un tempo decente comunque. È vero, è piuttosto rischioso. Per cui secondo me, boh, sono strategie Bisogna vedere. diverse. Sì. Io, Se pagherà boh. anche questa strategia di fare magari un giro in più con le medie per provare a consumare un po' di carburante e fare un buon tempo. Sì, beh, adesso purtroppo quelle gomme che hanno devono per forza farsi il giro perché non possono cambiare diversamente la situazione, giustamente, perché avendo solo 5 Sì. minuti, 2 minuti e mezzo lo sprechi solo per fare il giro di riscaldamento e poi ti butti al giro lanciato sperando di non andare fuori strada anche. Esatto. È proprio una lotta contro la pista questa. Sì, il problema è proprio questo. Intanto Vediamo. andiamo a vedere che si apprestano a fare il discesone Io dopo i pianti. intanto Vedo già qualcuno che può piangere. alla faccia. Sarade ha fatto 3,60 su all'inizio della discesa e già anche per TRGC Frankie un secondino di penalità nel giro di lancio. Ah, Attenzione. mannaggia, mannaggia. Vediamo che Sharad è partito abbastanza indietro perché non vuole nessuno davanti che gli dia fastidio. Difatti, però, adesso deve fare un giro veramente lanciato, un giro alla morte. Cosa? Ha preso Ehi, l'erba. come Come si aggiusta la macchina? Attenzione, ha Sarade la preso? demolisce. Praticamente ha preso l'erba. Ha toccato l'erba sulla destra e Pericolosissimo sto fatto. Purtroppo ragazzi, mi spiace, ma il problema della stanza ha reso anche un po' nervosi i piloti, giustamente a quest'ora E dovrebbero aver quasi l'attesa finito. magari. Esatto, non hai più la concentrazione di prima, purtroppo. Che è già successo anche in GT Sport qualche volta, però non così tanto come adesso. Beh sì, mi ricordo che anche su GT Sport tra i vari restart si aveva un massimo di 3 restart, ma tutto per provare a rendere compatibili le persone nella loop. Purtroppo è un problema che affligge il Gran Turismo già da tempo. Sì, purtroppo non l'hanno risolto in GT Sport e mi sa che non lo risolveranno purtroppo neanche qua. Eh no, se l'hanno portato dietro qua su GT7. Anche se speriamo che riusciranno prima o poi. Visto che comunque è sempre in aggiornamento il gioco, quindi Sì, non si sì. sa mai, magari prima o Adesso dopo. sono su Alex, vediamo. Che arriva Primo. al muro delle bestemmie, entra bene, riece a girare la macchina. Ok, Eccola, gliel'hai tirata, gliel'hai tirata. sì, Non mi passa piace. indenne Alex. Io E vedo lì gli altri piloti, quanto drift, quanto drift. un santino è volato via. Eh sì, l'acqua santa con la dietro le spalle, come Salt Bae butta il sale grosso, loro butteranno l'acqua santa. Vediamo Miki che è dietro a Delicious BB King. Vediamo se riuscirà a farsi tirare. Anche perché Soprattutto questo è il su giro questa pista. lanciato. Sì. Siamo
siamo già sul primo tempo valido per la qualifica. Infatti appena tutti taglieranno il traguardo si partirà con con la gara, perché purtroppo avevamo solo 5 minuti, la pista è molto lunga. Peccato. Ascolta, quanti chilometri sono? Dimmi. Secondo te, su questa pista, con queste macchine, a differenza magari di un'auto da corsa, tanto effetto la scia, cosa mi puoi dire? Ma diciamo che la scia ne hai poca, non più di tanto. Vediamo Miki che ha fatto 2.21. 2.21.7, invece BB King ha fatto 2.23 e Blacklist gli prende la seconda posizione con 2.22.74. E subito dopo tempo di Miki, sì. Oserei dire, con le medie è un signor tempo già così con queste vediamo condizioni. Che c'è ancora Franky che anche lui ha tagliato il traguardo e Shartay deve ancora tagliare il traguardo purtroppo, e dopo il taglio del traguardo partiranno le gare. Stavo dicendo che qua la scia, ma non so fino a che punto ti dà, te ne dà poca, diciamo un po' come le GR4, se ti ricordi, che anche se di scia non è che ne prendevi chissà che roba, non riesci a sfruttare, no. Tanto vero, l'abbiamo notato, infatti sorpassare su sta pista è tosta, sì, a meno che non aspetti un errore di un precede. Esatto, perché sennò veramente o riesci a uscire più forte di lui in una curva, però la scia qua serve, non serve. Meno. Sì, ti dico, ci apprestiamo a partire, Lupacchiotto, siamo pronti per la gara. Adesso vediamo, partiamo con Miki che Miki, secondo me posizione. Dopo due volte secondo, adesso si è proprio rotto le balle, ha detto adesso parto prima, non voglio più nessuno davanti e me ne vado. Vediamo se è così, come vuole fare. Due volte è partito secondo, se non mi ricordo male, e adesso vuole andarsene via. E già prende un bel margine, ha già quasi un secondo. Un secondo, buonissimo. Ottimo spunto per Miki. Vediamo dietro BB King che insegue Blacklist che praticamente è a 4 decimi, per cui qua adesso le gomme sono fredde, vediamo se belli attaccati ancora giustamente. Io provo a seguire un po' i piloti che stanno un attimo più indietro per vedere. Io invece ho problemi che non riuscivo a cambiare inquadratura, eccolo. Si apprestano a salire nella parte alta del circuito che ricordiamo è lungo 6,2 km, una pista piuttosto lunga, piena di insidie. Vediamo pelo del muro proprio, non passa neanche una foglia. E qua si vediamo qua adesso che arriviamo al discesone al muro. Inizio delle vediamo piano, a volte sembra di si comporta bene Miki, va via non proprio liscio come l'olio, ma nel senso almeno indenni i primi quattro, tutti puliti. Esatto, sì. Toccatina, purtroppo toccatina. Ha voluto un po' esagerare. Oh, vedo qualcuno che ecco, sono qua con Shardade Phantoman, che mi sembra che Shardy è riuscito a superare Phantoman perché ha avuto una toccata al muro. Una piccola toccatina, io vedo che sono a mezzo secondo all'inseguimento Phantoman di Shardy. Sì, adesso sono su Shardy. Con le inquadrature non riesco a levare il cofano. Vorrei capire. Prova a schiacciare. Sì, esatto. Eccoci. Vediamo qua, sono qua con Shardy e Phantoman che sono attaccati. Voglio vedere se qui alla staccata Miki in fondo Miki sul muro. Miki tocca il muretto, leggermente perde qualche decimo su Blacklist Genova all'inseguimento. Non molla, Blacklist è uno che non vuole mollare. È tosta, anche Delicious BBQ è subito attaccato a lui, a tre decimini. Secondo me qua proverà la staccata, proverà a stare lì sempre dietro per cercare di prendere la scia, per consumare meno, perché qua comunque consumare poco serve tantissimo in questa pista, aiuta parecchio, specialmente perché nei box, che stai tanto tempo nei box qua. Vero.
gara, non una mi sosta ricordo abbastanza lunga. Quant'era? 30 secondi? Non vorrei dire una cavolata. Se non sbaglio, 32, sui 32-33 secondi. Siamo in quell'ordine lì, quindi risparmio di carburante qua aiuta tanto. Faccio prima a prendermi un caffè? Fanne uno anche per me. Ok, siamo a posto. Intanto sto guardando DRT Alex che si è avvicinato a BB King. Sì, non so se un bel gruppetto, i primi tre. Sì, vediamo qua Mickey se... Mickey ha ripreso un secondino e mezzo, più o meno. Mickey, te l'ho detto, è incarognito da prima e ora è riuscito a prendersi la prima posizione. Secondo me scapperà di sicuro. Vediamo cosa vediamo che... vedere questi piloti. Al momento qua tutto a posto, provo ad andare a vedere più indietro se tutto si comporta bene. Phantom... Mickey al muro, io l'ho tirata. Sul tornantino è andato a muro Mickey. Occhio ragazzi, che purtroppo sta pista è veramente insidiosa. Sì, anche BBQ completa il sorpasso su Mickey con la macchina danneggiata. È tosta, qua è importantissimo non sbagliare, meno meno che ci fanno. Anche magari perdendo qualche decimo, però se non fai incidenti è sempre meglio. Diciamo che anche gli incidenti qua puniscono tanto, poi con una macchina che non riesce a recuperare tanto adesso, di velocità. Sto guardando che c'è Alex, Mickey e BB King che sono tutti e tre attaccati. Qua... meno di un secondo stanno in tre. Sì, qua secondo me... qualcosa succederà, qua succederà qualcosa. Mamma mia, gli sta per baciare il paraurti. Qua lo vuole sorpassare. Qua lo vuole sorpassare. Mickey lo vuole sorpassare. Buonasera, Donato. Buonasera, Schizzo. Ciao a tutti, chat. Buonasera a tutti, a chiunque sta vedendo la live. Vediamo qua se prova a fare la staccata alla Flintstone. Ci prova all'esterno. Ci prova, stacca all'esterno. La butta dentro, riesce a tenerla. Sta dentro. Mickey sta dentro. Veniamo. Qua adesso è a vantaggio suo. Sperando che non la faccia. Purtroppo è scivolata un pelo. Mickey è purtroppo. Completa. Sì. A Mickey gli è scivolata un pelo. Difatti si è allargata un pelino. Ma sono stati veramente bravi a tenere la macchina. Entrando poi specialmente tutte e due in quella curva. No, veramente un grandissimo sorpasso da parte sua. Intanto Alex che si fa sotto a Delicious a 4 decimi. Adesso sono su Alex, vediamo cosa succede. Vediamo se riesce a prendere BB King. Secondo me se ci prova qua in fondo se riesce a uscire dal tornantino. Vediamo chi esce meglio. Bello pulito Alex. Però vediamo. Delicious sta andando via. Sta andando via leggermente. È uscito ancora meglio. Sto vedendo dietro Phantoman e Franklin in sesta posizione. Mannaggia. Problemi per lui. Siamo solo alla fine del terzo giro. Ancora è lunga. Parecchio. Frankie arriva lungo. Intanto vedevo Genova che si prende il suo distacco di circa 2 secondi dal suo inseguito. Giacca 76, settima posizione. Io sto guardando Giacca 76 che al momento è in un limbo da 6 secondi da Frankie e da 5 secondi da Phantom a 69, per cui diciamo che sta viaggiando da solo. E poi c'è pista libera. Poi abbiamo in ultima i più vicini sono Alex e Delicious per il momento che sì. Fanno segnare dei settori viola. In ultima posizione invece ci abbiamo i Cobra di Sarade.
purtroppo in ultima posizione, non so se è riuscito, non è ancora riuscito a entrare in gara perché comunque sta facendo dei tempi un po' alti, sì, vediamo se riesce a riprendersi. Per il resto per ora si muovono sul 22, perlomeno i primi... Blacklist sta iniziando a buttare giù un bel ritmo. Miki non lo molla, non lo molla Miki. Non lo molla, però lo sto vedendo un po' troppo aggressivo. Non gliela voglio tirare, però su sta pista non so quanto pari essere così aggressivo. Anche se, cioè, per il momento, per ora è un secondo viola sul tempo migliore. Skoda un pelino Blacklist. Stiamo guardando dall'alto. Vediamo cosa succede. Ha bruciato un secondo e due solo sto giro nella parte alta. Toccato. Sì. E lo sorpassa. Qua lo vuole sorpassare. Lo sorpassa. Sì. Allargando, vediamo. Sì, ce l'ha fatta. Ragazzi, lì c'è l'erba. È da fumare quella bella storia, dai. Bella, ci dà una mano. Sì, è veramente bella storia. Vediamo qua, però adesso c'è Blacklist che è all'inseguimento di Miki. Questi due. Fanno questi due sulla staccata. Ho visto un Phantaman si demolisce. Phantaman si. Sì, e Sagade conquista l'ottava posizione. Mi sono perso anche degli ospiti esterni tipo Skyline che ci dà un bel hello. Non dovrebbero non dovrebbero neanche entrare. Vediamo Miki che ha preso un margine di 8 decimi, ha chiuso 9 decimi 2:21 e 6 lupo 2:21 e 5:93. Bravissimo. Madonna, bravissimo che tempo. Bravissimo. Tre quarti di serbatoio fare sto giro qua già è ottimo. E veramente chissà che tattica useranno, se proveranno a risparmiare anche un po' di benzina, perché vedono molto incaroniti. Blacklist sta prendendo un secondo adesso, allora da quello che posso Miki la intraversa, però riesce a uscire pulito nel tornante in salita. Però da quel che vedo io dei ragazzi, per ora Blacklist è quello che si è comportato un po' meglio col suo serbatoio. Vedremo verso al decimo giro come si comporteranno. Comunque adesso siamo a 5 giri, secondo me si sono andati un po' a risparmio, magari adesso inizieranno a tirare. Vedo delle grosse differenze tra i piloti. Miki tocca e vai di traverso, va a fare i traversoni in mezzo a quelle curve, che non è tanto bello fare i traversoni su quelle curve, però lui la tiene così, questi ci ammazzano ragazzi. Sì, questi se ne danno di santa ragione, te lo dico, è una lotta infinita. E adesso intanto BB King c'ha dietro Alex dei DRT mezzo secondo, che lo seguo in scia attaccatissimo. Sì, e nel Frankie ha preso la quinta posizione, ottimo, non ce ne siamo accorti, è riuscito a passare Patos. Zitto 4-4 con il 22, tranquillo, liscio come l'olio. Purtroppo peccato anche per Giacca che sta girando abbastanza alto, non riesce a prendere ancora il ritmo. Comunque ragazzi, sì, sta pista, intanto vedo anche Sagade con una penalità. Aia, per lui sta gara non è andata molto, non è riuscito a digerirla purtroppo. Neanche Phantom è riuscito a digerirla, peccato sì. Tanto si sono formati due mini gruppetti, i primi due, Miki in lotta con Blacklist Genova e BBQ con DRT Alex. E comunque sull'ordine del mezzo secondo. Ha migliorato il suo miglior tempo sull'intertempo. Vediamo Blacklist che è uno che non vuole mollare, dietro vediamo BB King e Alex che sono praticamente, Alex gli sta ancora lì incollato al suo sedere agli scarichi della Yaris, non se lo vuole mollare. Allora,
sono i primi 4 in 3 secondi. Ti posso dire che Alex ha un buon vantaggio col carburante. In 3 secondi loro, questi si daranno battaglia anche sulla sosta. Anche nella sosta il problema è entrare senza prendere penalità, perché comunque pensi che arrivi corto, invece magari arrivi lungo e vai a finire sull'erba e ti impianti e perdi un sacco di tempo e più prendi anche penalità nell'entrata dei box. Non è semplice. Della pista di Mount sì, era un psicopatico. Non era abbastanza soddisfatto delle no, cose che aveva ma messo perché? È meglio. Sì, è meglio fargli entrare anche a Binkham. Sì, mettiamoci 3 tornanti, ma sì. Facciamoli cristonare definitivamente. E Frankie, se non mi sbaglio, si sta avvicinando anche Frankie, forse, ad Alex. Allora, adesso ha perso qualcosino. 4 secondi. Ma però Frankie è costante. Adesso è costante. Mi sembra che sta migliorando su intertempo. Voglio vedere un attimo che arriva al traguardo, cosa succede. Tu dimmi qualcosa davanti, se c'è qualche attacco, qualcosa del genere. Si stanno regolarizzando. Stanno prendendo i loro spazi, si studiano. Adesso vediamo qua in fondo. Arriva, saltella un po' la macchina. Vediamo, 20, 21, 22. No, purtroppo ha perso i suoi secondi, il suo mezzo secondo. Oh, la tiene. Stanno formando un bel trenino i primi 4. 2 secondi sì. E 7 sono tutti vicini che si studiano. E con la scia Alex si avvicina a 3 decimi da BBQ. Non prova l'attacco ancora. Ora è molto vicino, ora è molto molto vicino, è uscito benissimo dal tornante in salita. Solo 1,5 decimi. Prova una sorta di incrocio di traiettoria, ma passa indenne il BQ e si mantiene la terza posizione. Ecco, adesso sono su Alex, vediamo, sono all'interno della macchina con Alex. Vediamo cosa succede. Ho sbagliato. Ecco. Lo tocco di Mickey sul muretto. Qua sbagli proprio un mezzo centimetro, vai veramente fuori. Vero, verissimo. Io vorrei capire perché mi si buggano le inquadrature. Non lo so, non chiedermelo, purtroppo al momento a me non succede. Adesso sono sul nonotto posteriore di BB King, che sto guardando Alex. Voglio vedere se prova a attaccarlo qui. Distanziato questo giro. Sì, 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 sì. E Frankie, zitto. Gli ha risucchiato un secondino. Davanti si stanno dando le battaglie, Frankie. Secondo me, te l'ho detto, può fare la differenza in questa gara da oggi. Traversino per Blacklist. È riuscito a tenerla, difatti perde qualcosina, adesso riesce a recuperare. Qua in staccata, vediamo Mickey che sbandatona, derapatona, ha fatto Blacklist. Da dietro qua sembrava di vedere i vecchi film di A-Team, sai quando uscivano sempre, no, l'A-Team che uscivano sempre di traverso da ogni curva. Era uno spettacolo. PA Baracus. Ma sì, esatto. Intanto ne approfitta di questo BBQ. Sì, e gli è attaccato praticamente a mezzo secondo. Cercando di intanto prima sosta. C'è qualcuno che è andato in sosta? Sì. Sì. Giacca. Giacca ha fatto la prima parte di gara con le dure. Sì, era l'unico, se non mi sbaglio. Era l'unica che aveva la... Infatti sono, diciamo, i piloti che hanno avuto un attimino più di difficoltà. Forse sì. È anche per una questione di gomma. Frankie adesso è a 3 secondi. Magari può pagare. È a 3 secondi da Alex, vediamo cosa succede. Sì, Frankie
sempre costante il suo 2,22, piccola sbandatina, ma la controlla bella che tranquilla. Sono in macchina con lui praticamente, voglio vedere. No, porca miseria. Peccato. Gli è partita la macchina, Ok, Frankie esce con la macchina, mamma perché lì davanti Alex a 3 decimi da Blacklist Genova, c'è stato un problema e Bar BBQ guadagna la seconda posizione. Sono attaccatissimi ora dalla seconda alla quarta posizione. Adesso sono su Blacklist. Vediamo se prova a replicare, a riprendersi la posizione. Difatti ha perso un secondo e 189 millesimi. Peccato. Sì, gli è costato la posizione. No, cioè non è possibile che ogni volta che mi metto su qualcuno va fuori strada. Non vorrei dire, ma se volete spengo, perché come rientra in pista? Attenzione, entra anche Frankie. No. In tutto questo ne approfitta Patos, che può guadagnare due posizioni. Dove fa? Ragazzi, io spengo perché ogni volta anche Patos. Io ogni non lo so, io ogni volta che mi metto su qualcuno va fuori strada, eppure non c'ho niente che manda fuori strada. Blacklist si riprende la posizione. A delirio. Guarda, è stato un giro che poi è successo nelle curve 6 dove non te l'aspetti. Vediamo Frankie attaccato a Blacklist, però adesso riesce a uscire più forte. La saccata, ci proverà, vediamo chi è che tira fuori. Frenata la Flintstone, Frankie la tiene e gira più stretto, riesce. Guadagna. grandioso una posizione spettacolare, veramente. Wow. Se ti posso dare un'informazione, però il nostro Frankie ha consumato tanta benzina. Secondo me adesso proverà a tirare, cercherà. Alex, nonostante i 7 secondi di ritardo, secondo me ai box avrà una chance, perché ha risparmiato veramente tanto. Frankie vuole togliersi Blacklist da dietro perché è un pilota abbastanza scomodo. Giusto. L'ottavo giro al delirio per questi ragazzi. Sì. Adesso vado a vedere Patos. In meno di 3 secondi si è ritrovato da una possibile quarta posizione a un sesto posto. Buono per lui. Sembrava un bug dalle mie parti, invece no. Vero. Vediamo Giacca, sono su di lui, vediamo che purtroppo ha 1 minuto e 11 secondi dal primo, purtroppo non è la sua gara. Ha già effettuato la sosta. Ah, ok, perfetto, purtroppo però non è la sua gara. Anche Phantomman, no, lui non l'aveva ancora fatta la sosta. Ancora no. Però vedo i tempi, purtroppo ho avuto qualche problemino in più, sì, ragazzi. Sì, purtroppo. Diciamo che non ecco è per Frankie. Si è appresta Frankie. Ai box. Frankie ai box, andiamo a vedere Frankie ai box. Con 23 litri di carburante. Strana sta scelta. Anticipata come sosta, vero? Sì, strana questa scelta. Comunque vedremo se gli porterà buono oppure no. Magari si troverà meglio con le dure che con le morbide, eh? Non è detto. È vero, ora che arriva il sole, che comunque si fa mattina. Perché comunque ci abbiamo il nostro Mauro che... Mauro, quando è che... Quanto gira con le dure? Mauro gira abbastanza... Gira le 22. Gira i 22 con le dure, cioè insomma è un buon tempo, eh. Adesso vediamo che riparte. Tirando abbastanza. Secondo me tira tutto. E finalmente Giacca finalmente è riuscito a fare un tempo decente, è riuscito a fare un 2:23 459 finalmente.
Buono, con le buono. medie magari lui si trova un po' meglio. E in ultima posizione abbiamo Sarade, purtroppo peccato per lui, non è Infatti, stata la i primi sua tre giornata. sono ancora in possibile lotta. Secondo me uscirà una sorpresa dai box. Perché Alex, per come lo vedo, potrebbe arrivare al tredicesimo giro senza problemi con queste gomme. È stato molto gentile con l'auto. Vediamo come si comporteranno. Un saluto, ciao Roax. Ragazzi, il nostro Ah, Roax che ci segue, Roax ci segue likes. finalmente. Comunque, Alex è a 3 secondi da BB BB King però ha risparmiato tanto, secondo King. E me adesso questa comunque scelta pagherà. si sta avvicinando, gli ha preso già 3 decimi, il ragazzino. Guarda, non ti chiedo un pronostico perché non voglio No, incorrere nell'ira degli dèi che poi no, scenderanno sai, dopo le ricordati, bestemmie dei ragazzi, però. esatto. Io tutte le volte che tiravo giù un pronostico, quello si ammazzava sempre, allora è meglio che lascio perdere. meglio Sì, evitare, dai. perché sennò poi mi vengono a prendere sotto casa. Te lo dico io. Intanto andiamo a vedere che comunque Miki si è ripreso la prima posizione ed è a 3 secondi e 8. Sta continuando a spingere il Mickey. Sì, Miki Sta sta continuando a continuando. spingere, bello costante, ha girato bene, c'è il miglior giro, il punto addizionale del giro veloce. Sì. E anche la pole position, per il momento chiudendo così prende ben 27 punti. Esatto, Incredibile. esatto. Piccola spandatina. Toccatina. Il sole si alza, l'asfalto si riscalda, speriamo. Mamma mia, Speriamo per i prendono. piloti. Prendono veramente dei traversi, guarda. Vediamo qui al muro delle bestemmie come si comporta. Buono, Attaccato per ascesa. Blacklist, stava andando veramente bene, era sempre attaccato a Mickey, si ritrova a 20 secondi per il momento. Vero, vero. Sediamo. Oh, questa discesa a volte ti fa mancare proprio il fiato. E ce l'ha fatta. Adesso vediamo BB King che arriva all'ultima curva e vai anche lui. Anche Alex è tranquillamente uscito. Adesso Che vediamo intanto si è portato a Blacklist. 2 secondi e 2. Sì, Alex adesso sta girando molto bene, molto bene. Pathos, saltella la macchina di Pathos in quella curva. Non è possibile. Giro di Sono su Alex, per il momento si fre. sta migliorando. Ho visto una sbandatina di Franky. Vai pure, vai pure. Stavo guardando, sono su Franky qua sui muretti delle bestemmie. Vediamo se va tranquillo. Perché l'ho visto sbandare un pelino, vediamo qua. Qua sbagli la frenata, la macchina si intraversa come un. Perso un pelino, perso tanto tempo in quelle curve purtroppo. Tra l'altro Blacklist, non voglio dire, ma ha perso anche la posizione su Pathos. Deve essere successo qualcosa che ci siamo persi nel mentre. Io sto guardando dietro, Perché non so cosa potrebbe essere io seguivo successo. Alex e mi sono perso il bot, evidentemente. E voi è arrivato lungo là sopra. Peccato. Mannaggia. Ha chiuso il giro in 2.32. Molto molto lento, O è qualche uscito problema fuori. strano. Mi sa che. Ma guarda, fino all'ultima curva là sotto è andato tutto bene. Che a meno che non abbia perso la macchina lì nella chicane. Che potrebbe essere anche. Sì, è possibile, è possibile. Alex si porta un secondo e due da BBQ. Siamo al dodicesimo giro, La ragazzi. lotta E si fa dura. siamo al dodicesimo giro, vediamo. Traversino, traversino. La tiene. Buono, La buono, tiene. buono, buono. Adesso Purtroppo ho vuoi così perso. la prova Eh sì. tenuta. Bandiera Ah. gialla, bandiera gialla. Miki a muro, Mickey, Miki al muro. sì, ho visto una fumata bianca di Mickey. Sono solo riuscito Miki a a vedere muro la perde fumata. tutto il vantaggio di 7 secondi. E tocca anche Nuovo Muretti. muretto.
qua si deve un Mickey che ha attimo. sciolto le gomme, il nostro Comunque, Mickey. Mickey comunque ha girato 22, 21, 22, 23, insomma, ha girato abbastanza basso, Mickey. Sì, assolutamente. Però gli è costato un po' di consumo in più. Infatti, l'ho visto che Secondo le me sì. gomme sono completamente sciolte rispetto anche a Alex. Alex Amuro. Adesso qua secondo me dovrebbe star calmo ancora un giro e poi andare a cambiare le gomme. Comunque siamo al 12° giro. Ed eccolo invece Pato Mickey che rientra ai box. entra adesso in box, box Sì, sia box. Mickey che BBQ. Ok. E Pathos non è troppo distante, potrebbe tornare in gara, E Pathos. Alex tranquillamente va a continuare il giro. Va a fare un altro giro. Può pagare questa scelta, caro lupo, eh. Può pagare, sì. Blacklist arrivano anche lui adesso sul traguardo, continuano anche loro. Frankie è ancora abbastanza indietro. Vediamo se riuscirà a Mickey recuperare qualcosa. sostituisce ora la gomma. Hanno lo stesso consumo di carburante sia BBQ che Mickey, vediamo. Comunque devo dire che sono tutte belle le livree, comunque Sì. non c'è niente. Da livreista come sei tu che hai un metro di giudizio No, anche più devo esperto nei confronti delle livree. dire che secondo me sono molto più avanti di me, questi qua. Io Ah, ammiro mezzo e apprezzo il secondo. tuo lavoro, il lavoro di chiunque comunque faccia le livree. Sì, ovvio. È un grosso impegno per tutti i team. Ah, quello è poco ma sicuro. Comunque sto guardando Sarade che non è riuscito a entrare in gara, ha fatto abbastanza dei tempi alti. Peccato per lui È che vero, poteva. bravo. Sarà stata magari Donna di poker. l'attesa, sarà magari stata l'attesa o qualcos'altro. Vediamo che Alex al momento ha 11 secondi da Pathos e Blacklist è andato. 14. No, ancora non ha fatto la sosta. Per ora dei piloti che erano davanti, perlomeno Mickey e BBQ hanno fatto la sosta. Gli altri, i primi tre si devono fermare tutte e Vediamo. Oh, oppa. Oh, sta scodando tantissimo Miki. Qui ha però vedo montato. un problema. Lui ha montato le morbide. Ma chi? Mickey. Miki ha montato le morbide. Errore. Errore E gravissimo. spero che andrà a cambiarle perché sennò prenderò un Qua si può minuto. incorrere in penalità. Eh sì, purtroppo sì. Sappiamo Purtroppo poi che sì. questo gioco maledetto, una volta che tu clicchi, non ti fa neanche tornare indietro. Se comunque mi scusa, mi confermi che ha le morbide, giusto? Alle morbide, assolutamente, assolutamente. C'è scritto CSM, non CSME. CSM ha montato le morbide. Aia, Credo aia, per lui un errore. Vediamo se torna in box. Tira dritto per il momento. aia. Secondo me qua ormai o tira dritto fino all'ultimo giro. E poi le va a Però cambiare. deve sapere che si incorre, che incorrerà in una penalità, altrimenti. Spero di sì, spero che l'abbia capito. Ma comunque dovrà vederlo che comunque sta andando più forte, cioè penso che lo scoprirà. Beh, sì, si è già fatto sotto blacklist. Cioè, non penso che dice cacchio come vado forte con le dure. Perché sennò. Frankie in mezzo secondo di penalità, peccato per lui. Poi Ora. abbiamo Giacca a 76 in settima posizione, Fantama a ottava posizione, Sarade in nona posizione. Intanto Giro sia veloce. Alex che Pathos stanno completando il 14° giro con E un tempo. non sono ancora andati che, ma secondo me stanno risparmiando ancora allora. Ti dico Beh, che gli è devo dire. appena entrata la riserva ad Alex. Ah. Risparmiato Allora veramente adesso. tanto. Questo a livello di economia di gara è tanta roba, E poi perché comunque non è che ha non voglio girato. tirare, ma ha Non ha girato male, girato Alex. forte. Appunto. Ha girato abbastanza forte. E Pato.
Pato lo vedo scodare tantissimo, mi sa che è arrivato anche lui un po' alla frutta con la gomma. Blacklist. Intanto Mickey si è fatto, gli ha preso 3 sì. secondi a Blacklist. Mickey, ricordati che forse hai qualche cosa che non va nelle gomme, eh. C'è un piccolo problema, Mickey. Il problema sì. Adesso sono su Mickey, vediamo un attimo. Secondo me proverà l'attacco qua in fondo. Mickey, cioè, 9 secondo sotto il suo tempo. Qua stiamo parlando di quasi un 2:19. Sì, quasi. Dipende come va a finire qua, come stacca. Mickey, guardati il tempo, perché secondo me Alex vuole fare tutta la gara con queste gomme medie praticamente. Ancora un altro giro, vuole fare il 14° giro pieno. Blacklist è andato ai box? No, Patos e Blacklist sono ai box. Blacklist ai box. E Alex ha tirato dritto per fare il 15° giro. Vuol dire che 2:20. Ha fatto 2:20 e 39 e 239 Mickey. Sta volando. Ma, secondo cioè, me giustamente sta volando. Sì, no. Secondo me ha fatto una tattica sua, che adesso avrà detto adesso tiro come un dannato e poi all'ultimo giro mi metto le dure. È ancora sotto il suo tempo, ancora più veloce. Potrebbe fare anche un 2:19, ce la tiene e va. E Pato, no, è Alex, scusate, tranquillamente sta facendo il suo 15° giro. Senza complimenti. Fermarsi, cioè complimenti, dominante per questa strategia. Sì, per me. Sì. Comunque non ha girato piano, eh. A parte una toccata che ha fatto 2:30, poi ha fatto sempre 2:23, 2:24, insomma. È stato veramente costante. Con qualche bel 2:22.5. Ah no, assolutamente. E Mickey sta rischiando tutto per tutto con questa strategia. Sì, secondo me lo sa che lo deve fare. Cioè, non penso che abbia sbagliato così tanto. Secondo me no, non ha sbagliato. Che l'avrebbe capito. La mette anche su 2 ruote nelle chicane, mostruoso. Mickey, già che ci sei, falla anche il retro, almeno così ci fai sognare. Tra l'altro, sia di livrea, perlomeno di colori, che di forma di macchina, assomiglia molto al furgoncino del nostro team. Sì, numeri proprio. Sì, veramente. E vediamo che Alex arriva alle curve, adesso andrà di sicuro cambiare. Per forza, gli è rimasto praticamente un litro di carburante. Esatto, eccolo qua. Ma ragazzi, voi dite che avete sbagliato, secondo me non ha sbagliato, secondo me sta rischiando tutto per tutto. Secondo me l'ha fatto apposta, secondo me è una sua tattica, secondo me lo sa che ha le mani. Oh, traversone, Mickey. Cioè, tra sosta e non dovrà mettere carburante. 2:19.8, Mickey. Sta volando. Sì, secondo me l'ha fatto apposta. Cioè, lui dovrà guadagnare almeno 25 secondi in questo giro per poter fare la sosta e uscire davanti. Visto che non dovrà mettere carburante. Non lo so, io secondo me è una sua tattica. Vedremo. Si guadagna la posizione su Alex. Sì. Nonostante la sosta. Adesso da Mickey a 13 secondi, secondo me, proverà il tutto per tutto, andare dentro, solo a cambiare le gomme dovrebbe. Eh sì, in teoria sì. Perché comunque la media l'ha smarcata in partenza, però c'è la dura da smarcare. Io dico che secondo me con un 2:19 se ne sarà accorto che avrà le morbide. Non penso che sia. È impensabile con le dure, credo. In ogni caso. È un tempo impensabile. A meno che non si senta un fenomeno, però Mickey, cioè, ti do tutte le ragioni del mondo, ma 2:19 con le dure, mi sa che non è un po' dura. Alex ha un giro e mezzo per poter provare a farsi sotto su un attacco a Delicious. Ha un secondo e mezzo, Me lo
vicino. Questa sarà una bella lotta per l'ultimo giro. Se gli si fa sotto. Adesso sono su Blacklist, che al momento è da solo, non c'è nessuno né davanti né dietro. Pathos e tranquillità anche lui nel limbo. Frankie anche lui a 7 secondi davanti e dietro. E poi c'è Giacca a 76, Sarade 1 minuto e 24 dal primo, ed è da 27 davanti e 26 dietro da Fataman, che al momento che tira dritto anche questo giro. E allora mi sa, allora un errore. Sì. A meno che non arriva a dentro all'ultimo giro. Possibile, cioè la norma non dice che bisogna smarcare almeno un giro? Non lo so, no. Dipende se te lo dà, se non te lo dà vuol dire che ci ha azzeccato lui. Comunque valida come cosa, sì. Vedremo alla fine, ormai siamo alla fine. Alex appena lungo nella prima curva. E qua vediamo. Forse vanifica la sua chance di poter portare un attacco per la seconda posizione. Ma nulla è detto. Adesso dovremmo essere sull'ultimo giro. Ultimo giro. In teoria. Non credo che, cioè in 30 secondi. BB King e anche Alex. Purtroppo Alex e tutti e due a muro sono andati. Si intraversa, si intraversa BB King. È riuscito a prendere 2 secondi, però adesso li ha persi perché magari non è riuscito abbastanza. Sì. Sono adesso, guarda un attimo. Gli unici due attaccati sono loro due. Traversone per ancora Centille. Leggero muro per BBQ. BBQ va a muro, sembra che vuole fare saldatore. Ed è a un secondo. Esatto, un secondo gli ha preso. Ancora pochi. Sì, sta cercando di prenderlo a tutti i costi. Ma è un 8 decimi, dai, nel senso, vogliamo una battaglia al photo finish. E sto andando su BB King, scusate, attraversone, stai arrivando all'ultimo. Miki sta per chiudere lupo. Voglio vedere cosa succede con Miki. No, purtroppo Miki va a tagliare il traguardo. Mi spiace per Miki, ma prende un minuto di penalità purtroppo. E adesso sono su loro due. Traversone. Purtroppo ha perso. Vediamo qua, troppo lontano per cercare di fare una staccata, sì. A meno che non succeda qualcosa. Traversone per lui. La difende BBQ, quella che sarà una vittoria poi. Sì, infatti, praticamente arriva primo, BBQ primo e cioè, secondo. Rischia di rifare ultimo, attenzione. Con un minuto di penalità rischia veramente grosso. Vediamo adesso Blacklist che taglia il traguardo. A Delicious intanto. Che Pathos. Vedi, anche Blacklist prende la posizione su Miki. E Pathos credo lo stesso. Prende. Anche Pathos si sta vedendo sfilare tutti, Miki. Ma cosa ci combini? No, peccato veramente. Adesso arriva Giacca. Giacca, vediamo se anche Giacca. Quinta posizione. No, ha finito il carburante. Frankie ha finito il carburante. No, il folle. Qualcuno lo spinga, ragazzi. Mannaggia. E dai, il traguardo. Faccio un leva. No, pazienza. Complimenti intanto a questi ragazzi. Peccato per Miki. Scusami un attimo. Vai tranquillo, Luke. No, dovevo fare la foto al traguardo. Vabbè, dopo solo un attimo. Comunque a Delicious che si porta a casa una vittoria meritatissima. Sì. Nonostante un Miki che era indemoniato, ma cosa ci ha combinato? Secondo me non si è proprio reso conto. È stato un errore di click o non si è proprio reso conto?
No, no, purtroppo non so cosa gli è successo. Peccato per lui perché Peccato, peccato. è stata veramente una gara entusiasmante. Strano che non se ne è accorto dell'errore che c'è stato con le gomme, perché comunque fare un 2,19 con le dure, secondo me, doveva Eh sì, pensare te un ne attimo. accorgi, dai. Che secondo Siamo me sinceri, a te sto ne punto accorgi. piuttosto, purtroppo a sto punto era meglio entrare nei box e perdere qualche posizione che perderne Avrebbe così perso tanto. meno, avrebbe perso Sì, meno. sì. Purtroppo sì, purtroppo. Tanto. Vabbè, È giunta la peccato. conclusione questa gara. Sì, siamo arrivati alla fine. Grazie di essere intervenuto in mio soccorso e ci Grazie a te sentiamo alla per la prossima. compagnia, Lupo. Allora ci sentiamo alla prossima, quando vorrai di nuovo ritornare, ritorna pure. E ricordatevi sempre che lupo ululà e castello ululì. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.